Vittoria per 1-0 da parte della compagine di Mister Mignani. Buonasera a tutti, cari amici di Barba Biancorossa, e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, prima vittoria stagionale dei biancorossi in trasferta allo stadio Zini. Gol nel primo tempo da parte di Sibilli, che conferma ancora un'altra buona prova dopo quella casalinga contro il Palermo. Gol frutto di un'azione manovrata sulla sinistra da Moracchioli, che è arrivato a un cross rasoterra dove Sibilli si è fatto trovare pronto, quasi all'altezza del dischetto di rigore, e ha aperto, come si dice, il piattone mettendo alle spalle del portiere della Cremonese. L'arbitro è stato un attimino, tutti quanti lo siamo stati, un attimino ad aspettare la convalida da parte del VAR per la posizione di fuorigioco meno dello stesso Moracchioni. Fortuna nostra, il gol è stato convalidato, quindi la posizione di Moracchioni era regolare. Il Bari ha avuto solamente quell'occasione, se vogliamo dirla tutta, quindi con un minimo sforzo ha acquisito la massima resa, ovvero 3 punti in saccoccia, quindi il Bari adesso è a quota 4 in classifica. Il pallino del gioco della partita l'ha avuto quasi sempre la Cremonese, che è arrivata più volte al tiro anche nello specchio della porta, ma erano tiri per lo più telefonati da parte dei grigiorossi, con Brenno che è stato sempre quasi attento. Anche nelle uscite, devo dire, quest'oggi si è comportato abbastanza bene il portiere brasiliano. Forse un po' troppo repentino per quanto riguarda i rilanci. Voglio dire, non sta troppo a ragionare con la palla tra i piedi, ma tenta sempre il rinvio praticamente, quindi non vuole rischiare nulla, e fa anche bene, devo dire, proprio perché i giocatori avversari erano sempre pronti nel primo pressing, quindi nella prima uscita di palla da parte del Bari, dove ha avuto anche delle disattenzioni. Ricordiamo quella appunto nel primo tempo di Zuzek, che stava lanciando, se non mi sbaglio, Buonaiuto da solo verso la porta, e poi ha calciato di poco fuori. Quindi la Cremonese ha avuto sempre il controllo, l'amministrazione del gioco, qui sempre sulla fascia destra, arrivando sempre con quel gran terzino che è Sernicola, puntando sul fondo, mettendo i cross in mezzo, dopo che appunto aveva alzato anche in centimetri Ballardini, mettendo in campo Ciofani, e anche lo stesso Afenaghian, che è stato pericoloso un paio di volte, però non fin troppo pericoloso, ecco, se vogliamo dirla tutta. È un risultato che non mi aspettavo, sinceramente. Mi aspettavo più un pareggio, però va bene così, va benissimo così, perché comunque è una vittoria che fa morale. Ovviamente, dal punto di vista tecnico-tattico, non possiamo ancora dare dei giudizi e esporre con completezza, ecco, un resoconto e un giudizio totalitario della manovra del Bari, proprio perché siamo all'inizio del campionato. Le manovre, ma non solo del Bari, di tutte le squadre, sono ancora non oliate e fin troppo disorganizzate, e lo è stato anche per il Bari questa sera. Però col tempo naturalmente si limeranno questi dettagli e si troveranno appunto quelli che sono gli automatismi che poi segnano maggiormente le squadre, nonché le grandi squadre, e il Bari comunque rientra sempre tra una delle grandi squadre. Per quanto riguarda i singoli, come detto prima, Brenno si è comportato bene, Dorval un po' in ombra questa sera, ha perso un po' di contatti, un po' di palloni, anche il senso della posizione l'ha lasciato un po' a desiderare, si è fatto ammonire, quindi ha dovuto un attimino cautelarsi, come si suol dire. Nel secondo tempo, con l'entrata di Edumà, di Faggi, c'è stata l'entrata di Puccino anche, e Schindler, Dorval stesso è passato ad un 4-4-2, anzi tutto quanto
l'assetto tattico del Bari dal 4-3-3 è passato ad un 4-4-2, è stato avanzato appunto Dorval e Puccino dietro di lui per dare maggiore copertura, visto che stava spingendo in quel preciso momento maggiormente la Cremonese. Quindi non vado lontano dicendo che probabilmente avrebbe meritato il pareggio, visto l'andazzo della partita. Per dover di cronaca dico questo, però ovviamente da tifoso mi vanno benissimo i 3 punti, ci mancherebbe altro. Quindi anche questi sono punti che vengono messi in cascina ad inizio anno e ce li prendiamo e ce li teniamo cari cari. Gli altri singoli, Sibilli, altra prova maestra, soprattutto questa sera, si è dato da fare, si è sbattuto anche come lo stesso Nasti in attacco. Sono giocatori che si vede che hanno fame, hanno voglia di emergere, quindi questo a tutto vantaggio nostro. Moracchioli stesso, si è fatto trovare pronto, ha fatto quel che doveva fare. Mantenere il controllo della palla sulla tre quarti, accentrandosi da sinistra verso destra, e proprio dai suoi piedi è partito poi l'azione, l'assist per Sibilli stesso. Il centrocampo col doppio play, Maiello, Benali e Bellomo c'è stato anche a centrocampo in qualità di mezzala destra. Ovviamente ha bisogno di essere rodato, ha bisogno di prendere le giuste linee, questo centrocampo, le giuste distanze, perché è entrato anche poi Cutsupias, abbiamo visto poco, probabilmente si sarà fatto anche un po' male in quel tiro che ha provato a concludere con quel piede a martello da parte del difensore della Cremonese, che gli ha ribattuto quell'occasione. Però naturalmente non possiamo esprimere un giudizio perché ha giocato così poco, come così poco hanno giocato i vari Faggi e Diuma, che comunque ha bisogno di prendere confidenza col nostro campionato, anche col nostro paese, direi, perché un conto era giocare, con tutto il rispetto, con una grande squadra come la Steaua Bucarest, però un conto giocare in Serie A, soprattutto nel calcio italiano, dove vige molto il tatticismo. La difesa si è comportata, direi, egregiamente, soprattutto sulle palle alte, tranne quello svarione di Zuse che ci ha fatto un attimino tremare. Ricci, come dico sempre, ha bisogno di mettere un po' di precisione nei propri piedi, però vedremo, sta arrivando Frabotta. Vediamo come si inserirà il giocatore nuovo acquistato, appunto, che giocherà al posto, vediamo, di Ricci. Vediamo chi tra i due col tempo prenderà i gradi di titolare. Mi stavo mangiando le parole. Però, ragazzi, complessivamente va bene così. Prendiamo questi 3 punti, va bene. Adesso ci prepariamo e ci proiettiamo alla prossima sfida. Questa è una vittoria di carattere, di morale, e va bene così. Aspettiamo naturalmente questi ultimi giorni di mercato, quello che Polito ci porterà in dote, e speriamo sia qualche altro rinforzo importante per rendere ancora più granitica questa squadra e pronta per affrontare il campionato di Serie B. Detto questo, ragazzi, sempre alle la Bale Alè, vamos, vittoria 1-0 allo Stadio Zini di Cremona. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche e fatemi sapere nei commenti il risultato giusto o risultato bugiardo, ditemi un po' voi. Buon dibattito a tutti quanti. Buon sabato sera a tutti quanti e buona domenica. Ci risentiamo al prossimo video per l'analisi a freddo. Ciao da Barbara Biancorossa, forza Bari, vamos!